attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo. Non è ti amo, la Roma in vantaggio. C'è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin hanno ricevuto in mani, lasciami trovare una parola perché la parola inizia con una M e non posso dire questa parola, però hanno ricevuto in mani tanti errori che altri hanno fatto. Tiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanto soldi per fare face a tanta cosa che è stata fatta prima e gente che ride. E qualcuno sicuramente ride con le tasche piene di soldi. Eccoci qua, ben ritrovati amici di RomaGiallorossa.it da parte di Marco Violi. Siamo in podcast, ritornate il podcast di RomaGiallorossa.it. Vai. Oh, per chi ci segue da YouTube, chiaramente mettete like, condividete il video, poi lo condivideremo anche nel nostro sito romagiallorossa.it, completamente rinnovato graficamente. Veramente importantissimo questo rinnovamento, che poi ve ne parleremo a tempo debito, però insomma è veramente importante questo rinnovamento di romagiallorossa.it e dovete appunto visitarlo tutti quanti, perché è veramente ne vale la pena. E niente, quindi siamo in podcast, siamo chiaramente su YouTube, potete ascoltarci su tutte le piattaforme, siamo su Spotify, cercate su romagiallorossa.it Spotify, anzi no, è il contrario, cercate su Spotify romagiallorossa.it e ci troverete, e chiaramente troverete tutte le trasmissioni che sono andate in onda fino a questo momento. Siamo veramente, abbiamo, pensate, 201 ore di podcast trovate, non quisquiglie, 201 ore di podcast
che trovate, che si vanno ad aggiungere anche a questa, chiaramente, no? Ecco, quindi insomma è veramente importante. Bye bye bye. E allora dobbiamo parlare del caso del giorno di ieri, praticamente, che ha monopolizzato l'attenzione, ma soprattutto l'attenzione anche, presumo, no, di oggi, delle radio romane, che io non ascolto, e quindi non so dirvi cosa hanno detto. Io dico i miei pensieri in libertà qui sulla mia web radio, qui sul nostro canale YouTube, eccetera eccetera, quindi dico i miei pensieri in assoluta libertà. E devo dire che sono rimasto abbastanza sconcertato, come credo molti di voi, sentendo poi le parole di Tiago Pinto. Tante cose non mi sono andate a genio, poi abbiamo fatto un po' di luce, un po' di chiarezza, e ci lavoreremo sulla vicenda Zaniolo, perché oggi è stato un primo atto. Diciamo che il procuratore di Zaniolo, Claudio Bigorelli, è stato molto gentile a risponderci, non aveva tempo, tante domande sono state, non abbiamo avuto risposta, e ci ha detto: abbiate pazienza, dovete dire ai tifosi da Roma di avere pazienza. Ora, entrando subito nel discorso Zaniolo, ieri sapete benissimo che Tiago Pinto, abbiamo messo anche una conferenza stampa video proprio, no, di Tiago Pinto, avete visto che praticamente lui ha detto, a precisa domanda, si sente di garantire che Zaniolo giocherà il prossimo anno nella Roma. Tiago Pinto, preso un po' alla sprovvista, probabilmente si è preso quei 4-5 secondi di riflessione e poi ha detto: nessuno lo può garantire, non lo posso garantire io e non lo può garantire nessuno. Questa è la risposta lapidaria di Tiago Pinto, e lì apre di cielo, perché il giorno, credo stesso, se non vado errato, è uscita anche una notizia riguardante l'interesse, che non è proprio di adesso, ma un interesse che parte da lontano, della Juventus per Zaniolo per l'estate. E quindi ieri è uscita questa notizia, poi le parole di Tiago Pinto, che non hanno tolto dal mercato Zaniolo, e la città come sempre si divide, perché forse è un bene che si divida, perché sto vedendo che prima c'era un pensiero unico che aleggiava, però io vorrei maggior compattezza da parte dei tifosi romanisti, che, ripeto, sono divisi su tutto, e non è una tifoseria compatta, ma su una cosa credo qualcuno abbia ragione, ed è anche la mia posizione, ed è la posizione di RomaGiallorossa.it, cioè quella di creare una Roma forte, quindi di non vendere i pezzi migliori come succedeva in passato, con i vari Salah, Allison, Nainggolan, Strootman, e più chi più ne ha più ne metta, Marquinhos, eccetera eccetera, ma di aggiungere ai giocatori già esistenti un gruppo di giocatori pronti per provare a vincere praticamente subito il prossimo anno. Perché sì, quest'anno si può provare a vincere qualcosa, ma il prossimo anno si deve vincere appunto qualcosa di importante, o almeno provare a vincere qualcosa di importante. Ed è per questo che in questo momento io mi sento di dire che Zaniolo, guai, guai veramente a chi lo tocca. Guai a chi tocca Zaniolo, perché Zaniolo rappresenta il patrimonio della Roma, rappresenta il patrimonio della Roma, e i patrimoni della Roma vanno salvaguardati. È un talento, è un giocatore che viene da due infortuni, ha bisogno di tempo per recuperare pienamente.
Quindi cioè, non è che proprio dall'oggi al domani uno può recuperare la forma. Certo, ormai è passata già mezza stagione, quindi adesso ci attende la mezza stagione più importante, quella decisiva. Però Zaniolo, secondo me, veramente può dare quel qualcosa in più alla Roma e cederlo, o comunque pensare di cederlo, o pensare di fare cassa con Zaniolo per acquistare altri giocatori, secondo me non avrebbe proprio senso. Ora, Tiago Pinto chiaramente non ha detto questo, non ha detto che verrà ceduto, ha detto non lo può dire nessuno, quindi non è escluso né l'una né l'altra cosa, non è escluso né che verrà ceduto né che rimarrà sicuramente, non è escluso niente, come per dire tutto può succedere, no? Tutto può succedere nel calcio, e soprattutto tutto può succedere nel calciomercato. È chiaro che quando si parla di un giocatore così importante come Zaniolo, importante perché abbiamo intravisto tutti le sue qualità, le qualità del giocatore, del ragazzo, le abbiamo viste tutte, tutti le abbiamo viste le qualità del ragazzo, anche se praticamente per un anno e mezzo è rimasto fermo ai box per l'infortunio, però tutti abbiamo visto le qualità di Zaniolo. Quindi cioè, il discorso è questo, vale la pena, mettiamo l'ipotesi, di cedere Zaniolo per fare cassa e acquistare, non so, mettiamo che Zaniolo verrà ceduto per 50 milioni, vale la pena cedere Zaniolo per 50 milioni e comprare giocatori da 50 milioni o un giocatore top da 50 milioni, che poi bisogna vedere i giocatori top da 50 milioni quali sono effettivamente? Io credo che la soluzione più giusta, più idonea, sia quella di rinnovare il contratto a Zaniolo, alle cifre chiaramente che vorrà la Roma, venendo incontro anche al giocatore, perché poi Zaniolo è uno dei top di questa squadra, uno dei pochi top di questa squadra, mi verrebbe da dire, e quindi va adeguato il contratto, non dico come Pellegrini e Abraham, ma sicuramente giù di lì. E credo che siano anche le richieste che fa l'entourage del giocatore. Ora ripeto, Bigorelli è stato molto gentile, corretto a risponderci, perché ripeto, lui ci ha risposto in maniera gentile, ha detto posso dire ai tifosi e posso rispondere alle parole di Tiago Pinto, di avere pazienza, perché poi ripeto, ci sono cose, io credo, abbastanza importanti da dover affrontare e abbastanza grosse, però questa è la mia impressione, poi vedremo, ci lavoreremo, non molleremo la presa e nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma non vogliamo creare casi, anche perché vedete come strano, come sono strani i tifosi della Roma, in questo caso la parte più estremista, no, dei tifosi della Roma, perché ieri abbiamo pubblicato su romagiallorossa.it un articolo che poi, ripeto, era un comunicato stampa dell'Agipro. L'Agipro è un'agenzia di scommesse che praticamente gli arrivano le quote, e in quel caso a pochi minuti proprio dalla conferenza stampa di Pinto ha raccolto le quote, praticamente i bookmaker hanno fatto le quote, hanno esposto le quote delle varie destinazioni dove potrebbe andare Zaniolo in caso di cessione, e Agipro News appunto ha raccolto queste quote e le ha fornite a noi, quindi abbiamo dato anche delle possibili destinazioni secondo i bookmaker. Quindi cioè non vedo proprio un articolo scandaloso, eppure centinaia di commenti su Facebook ci hanno insultato, siamo il male della Roma, siamo di qua, siamo di là, non vogliamo il bene della Roma, chiamatevi Roma Biancazzurra. Alt, fermi. Un semplice articolo deve diventare oggetto di discussione, che sono contento che sia oggetto di discussione, perché c'è sempre
da discutere. Però un semplice articolo può diventare, che poi era delle quote, perché tanti si soffermano solamente a leggere il titolo e non a leggere l'articolo. Io vi dico, leggete l'articolo, santa miseria, non vi soffermate a leggere solamente il titolo. Spendete un minuto del vostro tempo, è un articolo breve, che veramente, noi mettiamo solo articoli brevi, a parte gli editoriali o le conferenze stampa, ma mettiamo veramente lanci di agenzie, articoli brevi, leggete, spendete un minuto del vostro tempo e leggete la notizia, e leggete la notizia, mi sembra anche logico. Però ormai ci siamo abituati a questo tipo di atteggiamento, quindi il male è sempre il giornalista. E a proposito di questo, che il male è sempre il giornalista di turno, mi verrebbe da dire un'altra cosa, cioè che in pratica Tiago Pinto un'altra volta, in maniera più elegante, questa volta ha dato la colpa ai giornalisti. Prima, nei mesi passati, se l'era presa un po' con Sky, con Assogni, eccetera, rispondendo anche in maniera piccata dei giornalisti. Ora, diciamo che è stato un po' più elegante, ma la sostanza non cambia. Praticamente ha detto che i vari Camarà, Giaca, Grillic, eccetera, sono tutti giocatori, adesso mi ricordo, tutti i giocatori che la Roma non ha mai trattato, che poi ha detto su Camarà c'è un dossier aperto, quindi probabilmente si potrebbe capire che la Roma qualche informazione l'ha presa su Camarà, quindi non è vero che è un nome fatto lì per caso. Poi chissà bene, chi si informa, chi ha delle notizie, sa benissimo che il nome di Camarà non è stato mai escluso dalla Roma, lo sa benissimo. Anzi, ripeto, le parole di Mourinho dicevano: sì, un terzo acquisto non me l'aspetto, ma il mercato rimane aperto fino al 31. Chiaramente, probabilmente si aspettava qualcosa che non è arrivato, come regista intendo. Non dico che sia deluso, perché comunque ha portato a casa Mourinho, Metal Knights e Sergio Oliveira, quindi non ha portato a casa poco nei primi 12 giorni di mercato, praticamente, anzi nei primi 12 giorni di gennaio. E quindi il mercato della Roma era sostanzialmente chiuso, ma c'era sempre quella porticina aperta per il regista. Se provate a vendere Diawara, al di là di quello che, perché chiaramente, se il procuratore ha detto, abbiamo parlato con la società, il procuratore di Diawara, no, Daniele Piraino, abbiamo parlato con la società, ha detto, abbiamo detto che insomma Diawara deve andare via, e gli hanno detto che deve andare via, e gli hanno detto, e lui ha scelto il Valencia come meta probabile o possibile, è chiaro che il non è possibile che dice, va bene, sicuramente non è appunto Diawara che blocca il mercato, ma Diawara che crea un problema, perché se non esce Diawara non poteva essere preso magari il terzo acquisto, no? È questo il discorso. Quindi alla fine, parlando di varie situazioni, credo che non, sicuramente sono d'accordo con Tiago Pinto, e non si deve smentire Tiago Pinto, però che Diawara, non dico abbia bloccato il mercato, perché non ha bloccato niente, ma che abbia un po' ritardato la scelta del regista che Mourinho chiede praticamente da luglio. È chiaro che è vero, perché Mourinho chiede un regista da quando ha messo piede a Roma, cioè dal 1 luglio, da quando è diventato effettivamente allenatore della Roma. Quindi, cioè, che appunto Tiago Pinto non abbia accontentato Mourinho, questo è un dato di fatto, perché Mourinho chiedeva un regista. Oliveira, per bocca di Mourinho, a detta di Mourinho, non è un regista, ma una mezzala. La Roma ha praticamente ora Cristante, Diawara come registi, e eventualmente Darbo,
e basta praticamente. Lo può fare all'occorrenza Veretout, lo può fare forse all'occorrenza anche Oliveira, Sergio Oliveira, ma poi mancava la figura importante del regista classico. Quindi insomma, credo che da questo punto di vista la Roma è mancata in questo, ma non diciamo un'eresia che la Roma è mancata su questo, diciamo solamente la realtà delle cose. Quindi c'è, cioè, anche il fatto che Tiago Pinto abbia voluto difendere, per carità, il suo lavoro, la sua come dire, il suo orticello, ha detto che insomma sono state scritte molte bugie per quanto riguarda i nomi che sono usciti. Beh, però mettetevi d'accordo, perché se uno fa uscire un nome, cioè la Roma, e poi lo smentisce il diretto interessato, ma viene smentito dal general manager, mi sembra alquanto bizzarro tutto questo. Tutto ciò. Però ognuno è libero di esprimere la propria opinione, di dire le sue verità. Poi noi sappiamo le nostre di verità. Sappiamo le nostre di verità, cioè che sicuramente Camarà è stato trattato, o comunque hanno chiesto informazioni, che la Roma non aveva dei soldi neanche per prendere, ecco, per esempio, non aveva i soldi per prendere Zaccaria non l'ha smentito. La Roma non aveva 8 milioni per prendere Zaccaria, 5 più 3 di bonus come l'ha preso la Juventus. La Roma non aveva 8 milioni per prendere Zaccaria, che avrebbe risolto i problemi del centrocampo. Non aveva 5-8 milioni per prendersi Camarà, e Camarà lo perderà il Marsiglia a zero. Probabilmente sono nomi che, sicuramente, da come sappiamo, sono nomi che ritorneranno alla ribalta per l'estate. Quindi Camarà, Giac, Grillic, eccetera. Da questo va dependendo chiaramente Zaccaria. Su Moutinho effettivamente ha ragione Tiago Pinto, perché era uno, ma infatti non abbiamo dato credito alla pista, era uno scherzo social, era uno scherzo fatto su Twitter da una pagina, un profilo Twitter, che ha lanciato questa invenzione praticamente, no? Tutto questo, ecco, anche questi giochetti che fanno sui social, io credo che poi alimentino solamente confusione. I social vanno usati in una certa maniera, perché poi chi lancia una notizia e poi dice: ho dovuto fare questo perché dovevo farvi capire che i giornalisti prendono notizie da Twitter, da Facebook, eccetera, e poi le mettono sui giornali. Ecco, c'è caduto solamente un giornale, che è il Corriere della Sera, firma di Luca Baldiserri, punto. Quello se c'è caduto su Moutinho. Credo anche la Gazzetta dello Sport, se non erro, con Danilo Pereira, sul quale veramente non c'era niente. Danilo Pereira del PSG, non c'era niente con Danilo Pereira, non c'era niente con Moutinho. Quelle della serie Gazzetta sono uscite con queste notizie. Caso strano, gruppo RCS, Gazzetta e Corriere della Sera. Chiaramente poi ognuno fa le sue proprie valutazioni, ripeto, ma hanno completamente dato delle informazioni false, completamente false. Quindi, cioè, viene da sé che qualcosa non è andato per il verso migliore. Quindi si poteva dire tranquillamente in conferenza stampa che Zaniolo è un, non lo so, è un patrimonio della Roma, l'anno prossimo rimarrà, poi nel futuro non si può sapere mai quello che succede, però che sicuramente l'anno prossimo rimarrà. Quindi si può blindare Zaniolo in questa maniera, così gli dai anche più potere contrattuale, cioè più, hai anche più potere tu Roma, se vuoi cederlo, di cederlo, così lo svendi così, con queste parole lo svendi, se lo vuoi vendere lo svendi praticamente, perché ti faranno sempre un prezzo al ribasso e non avrai mai un prezzo equo per Zaniolo, anche se lo vorrai vendere. Questo doveva dire Tiago Pinto. E poi ripeto, io tante cose non ho capito di questo mercato,
non del mercato del mercato dei due giocatori, che sono dei due giocatori venuti in prestito, ok, anche su di loro. Pinto ha detto valuteremo poi a fine stagione, ok, però Sergio Rivera secondo me è un giocatore su cui puntare. Ora ha fatto tre partite, tutte e tre ottime, è un giocatore su cui puntare. Maitland Niles possiamo fare un discorso diverso, possiamo aspettarlo perché si deve rilanciare a grandi livelli eccetera, ma Sergio Rivera poteva spendere due parole su Sergio Rivera, no? Perché ci lavoreremo, parleremo, cioè dare qualche notizia in più, anche perché ha un diritto di riscatto, quindi quel diritto di riscatto lo puoi far valere. C'è un'incertezza totale, c'è un'incertezza totale che non mi piace per niente. Allora, io avevo risposto a un carissimo nostro ascoltatore e che ci segue su YouTube, su Roma Giallorossa TV, e gli avevo scritto: la musica cambierà in estate. Io lo spero a questo punto, lo spero, perché se le premesse sono queste, con Zaniolo che potrebbe partire perché non c'è certezza, eccetera, con chiaramente altri giocatori che potrebbero partire, si è parlato anche di Beletù, e se non viene rinforzata la rosa adeguatamente con giocatori importantissimi di prima fascia di rilievo, è chiaro che la Roma poi si ritroverà a bivacchiare sempre tra il quinto, sesto, settimo posto, perché è così, non ci sono altre alternative, non ci sono altre alternative. E quindi, cioè, il discorso è semplice: se la Roma non riuscirà in queste settimane, in questi mesi, a imbastire le trattative già da adesso per il mercato estivo, quindi già individuare degli obiettivi per il mercato estivo, è tutto inutile, è tutto completamente inutile. Quindi io mi auguro che veramente i Friedkin possano fare, innanzitutto possano parlare direttamente loro e dare un giudizio generale sul loro operato, sull'operato della squadra, sull'operato di Mourinho, porre degli obiettivi, perché la conferenza stampa di Thiago Pinto è stata assolutamente inutile ieri, a parte quella rovinosa ingenuità su Zaniolo, è stata completamente inutile la conferenza stampa di ieri di Thiago Pinto, perché non ha detto niente di particolare fino a quel momento. Una conferenza stampa dove aveva fatto solo polemica con i giornalisti e basta. Quindi veramente roba da dilettanti, mi verrebbe da dire. Ma ripeto, io voglio dare fiducia a questa Roma, a questa società e a questa dirigenza, e gli do come ultimatum, l'ho già detto il 31 dicembre, quindi chi mi ha seguito lo sa, io do come ultimatum il mercato estivo. Da lì si capiranno le vere ambizioni della Roma, perché se nel mercato estivo, ormai la stagione questa è andata, ora bisognerà cercare di ottenere il massimo dai giocatori che abbiamo e dai giocatori che ha Mourinho dal lavoro quotidiano che fa la squadra con Mourinho. Ora è il momento di, ecco, su una cosa sono d'accordo, non è il momento di pensare tanto ai rinnovi. I rinnovi se ne parlerà ad aprile, marzo, aprile, quando gli obiettivi magari saranno già delineati o comunque potrebbero essere già delineati, e potrebbe essere anche un incentivo un rinnovo per qualche giocatore. Certo, rinnovare a 3 milioni e mezzo Mancini secondo me è una follia. Comunque, al di là di questo, io rinnoverei sicuramente a Zaniolo di più di quello che percepisce attualmente, o giù di lì o vicino alle cifre di Pellegrini e Abraham, perché sono loro tre
i veri top player insieme a Sergio Di Vela, chiaramente, ma sono loro tre i veri top player della Roma: Pellegrini, Abraham e Zaniolo, sono quelli su cui puntare per il futuro. E poi io do come ultimatum appunto l'estate, e poi se in estate non arriverà nessuno di rilievo, allora vi diciamo subito che cominceremo a martellare i Friedkin affinché creino e costruiscano una Roma più forte, perché veramente tirare a campare con Mourinho allenatore, che è abituato a altri tipi di ambizioni eccetera, non ci sto proprio. Ecco, io mi aggrappo a Mourinho, che con l'ambizione Mourinho si può arrivare lontano, altrimenti diventa tutto completamente difficile, la situazione veramente diventa difficile. Va bene, comunque abbiamo fatto la nostra mezz'ora quotidiana con il podcast di RomaGiallorossa.it. mi raccomando, condividetelo, cercate nuovi spunti. Noi oggi poi proveremo ad andare in diretta nei prossimi giorni, siamo un po' occupati, ma proveremo ad andare in diretta, ripeto, vogliamo cercare di fare un lavoro fatto per bene, quindi abbiamo cambiato anche dei macchinari, quindi abbiamo nuovi macchinari, quindi cercheremo di darvi un servizio sempre migliore eccetera, quindi veramente noi stiamo facendo un grande sforzo e spero che lo apprezzerete tutti, lo apprezziate tutti veramente. Da parte mia è tutto, quindi tra poco andrà, e mi raccomando, condividete il podcast, mettete il like sia sul nostro podcast, sulla sezione podcast che trovate in basso nel sito, sia chiaramente su YouTube, condividete, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto, vi ringrazio, forza Roma, appuntamento a domani, vediamo se in diretta sulla web tv di RomaGiallorossa.it oppure se sul podcast come oggi, poi vi faremo sapere. Un abbraccio e sempre forza Roma.